Come abbiamo presentato ieri, c'è il nuovo coro che ci farà compagnia anche questa settimana. Stiamo parlando del coro Abruzzo Forte e Gentile di Pescara. Affacciate Maria, sin da su core, che peta candelo perduta amore, stiamoci e no, ma tale invite, i cante pure me, sombriachite. Lumine cotte, mosca belle, che ha data luce belle, senza che gli papà. Lumine cotte, mosca belle, che ha data luce belle, senza che gli papà. Tutte lo bene che tu mi volute, come un soffio d'aria sa perdute, e i per consolarmi giorno e notte, facce l'amore anche, lubine cotte. Lubine cotte, lo mosca belle, gli ha data luce belle, ne sa che gli fa fa. Lubine cotte, lo mosca belle, gli ha data luce belle, ne sa che gli fa fa. Prudente.
Allora, siamo tornati nel nostro angolo comodo, direi. Ringraziamo e salutiamo con affetto Elisabetta Fazzini dell'Associazione Art in Lab, che ha generato questa bellissima sinergia con una corale particolarissima. Per noi è la prima volta, insomma, che ci capita di ascoltare una musica tradizionale, Presidente, con un tocco magico di modernità. Sì, io parlo a nome dell'associazione, essendo un'associazione culturale che si spende e che ha l'intenzione, diciamo, di diffondere nel territorio la conoscenza artistica in vari ambiti, soprattutto teatrale e in particolare in questo periodo musicale, per portare alla conoscenza in particolare delle giovani generazioni. Infatti abbiamo fatto anche degli eventi nelle scuole, perché non si perda questo patrimonio della tradizione culturale in senso lato, in questo caso musicale, diciamo, nell'Abruzzo. E abbiamo fatto come associazione diversi tipi di eventi, come musica rom, gospel, musica jazz, musica classica, ma attualmente abbiamo scoperto questa sinergia e questo interesse nel lavoro che la nuova compagnia informale di canto popolare sta facendo, che è un lavoro non solo di riproduzione di musiche tradizionali, ma è un lavoro di studio, di ricerca filologica e di riproposizione anche in chiave contemporanea di un patrimonio musicale che poi molti di noi hanno nell'orecchio, molti hanno nell'uso, ma e che ci sta a cuore. Quindi è un lavoro che trovo veramente molto molto interessante. Peraltro noi abbiamo anche pensato di che questa ricerca dovesse lasciare delle tracce anche scritte. Infatti abbiamo composto un volume, una miscellanea che riguarda la tradizione musicale e culturale in Abruzzo, in cui... Immagini che stiamo vedendo ovviamente di questo volume, Presidente. Mi è incuriosito questo progetto, non so se è il termine esatto, di iniziare, anzi di continuare a non perdere la tradizione partendo dalle scuole. Qualche settimana fa ho proprio accennato a un direttore incontrato in Abruzzo di questa intenzione, che dovrebbe essere, insomma, fortificata soprattutto partendo dai giovani. Le chiedo che tipo di riscontro avete trovato? Ragazzi attenti? Oppure come se fosse una lezione di storia un po' noiosa? In particolare noi, in un'occasione in cui abbiamo presentato questo volume che è uscito un anno fa, e abbiamo avuto appunto l'occasione di presentarlo sia al Festival delle Letterature, ma in particolare anche nella scuola, nel liceo Misticoni, dove siccome alla presentazione e discussione, diciamo, sul volume seguiva proprio una dimostrazione musicale del gruppo, ha avuto una risposta veramente entusiastica, anche una partecipazione attiva di questi giovani, che naturalmente è estremamente incoraggiante. Quindi pensiamo di poter andare avanti anche organizzando dei workshop, organizzando dei corsi in cui non soltanto si parli, quindi in teoria, della tradizione musicale, ma anche si facciano vedere gli strumenti etnici, appunto i flauti etnici, il dubot, il tamburello, e anche, se possibile, con l'incontro di quegli artigiani che ancora li producono. Potrebbe essere estremamente coinvolgente per i giovani, cioè una partecipazione attiva anziché passivamente fruire soltanto di concerti, che peraltro speriamo di poter continuare a organizzare. Thank you.
danze deve stare, ogni pene lo schiamore, pene rise nel colore. Ma la più grande allegrezza, ma la più grande vicenza, deve stare lo parrozze. Chi le magne c'è panozze, cantiere di questa sinergia tra la vostra associazione e la corale c'è già, insomma, in vista qualcosa di interessante. Ovviamente parlo riguardante il periodo estivo, nell'imminente periodo estivo, anche se siamo in inverno, Presidente. Non so, l'intenzione c'è, cioè, appunto, di organizzare non solo eventi, cioè concerti, ma anche di dedicare o una parte del concerto o una sezione separata proprio di laboratorio e di workshop con i giovani per la conoscenza di questi, degli strumenti e anche proprio della tradizione musicale, e anche di far conoscere quella che è la storia di questo aspetto culturale dell'Abruzzo, e le pubblicazioni vanno in quella direzione, far conoscere la storia, e per esempio appunto partendo dal Cenacolo Michetti, da Francesco Paolo Tosti, da musicisti locali, e anche un aspetto particolare che si vuole sottolineare è la danza, non solo la musica, danza tradizionale che è strettamente collegata. Qui si parla di saltarella, ma anche abbiamo pensato di far conoscere, come nelle ricerche di questo volume che citavo prima, le danze, anche quelle più antiche, 500, 600, quelle che erano comunque testimoniate, diciamo, per l'Abruzzo. E per conoscere, parlavo di storia prima, la storia dell'Abruzzo, nel vero senso della parola, partendo da qualche anno fa per arrivare, non so se il workshop potrebbe indirizzare o potrebbe consentire ai ragazzi anche un percorso professionale, uno sbocco professionale. Beh, sì, penso di sì, nelle nostre intenzioni c'è tanto, c'è anche questo, vediamo se ci vogliono naturalmente le forze, ci vuole l'entusiasmo, quello c'è, per cercare di portare avanti questi vari aspetti, diciamo. Abbiamo toccato argomenti leggeri, ora le faccio, anche perché lei è una presidente, quindi mi deve assolutamente saper rispondere, sotto l'aspetto del rapporto con le istituzioni, questo argomento, la tradizione popolare abruzzese, come è trattata? Non solo economicamente parlando.
Ma da tutti e due i punti di vista che immagino che siano sottintesi in questa domanda c'è molto da lavorare, devo dire che non c'è l'attenzione sufficiente a mio avviso, soprattutto non c'è un'attenzione sufficiente a guardare la qualità del lavoro che si produce, perché ci sono stati eventi in passato anche così, però diciamo sono eventi che non vanno nella direzione di una ricostruzione, come dicevamo prima, della storia e anche di un aspetto didattico verso la formazione dei giovani. È su questo che vorremmo più attenzione dalle istituzioni. Ma sarà un percorso tortuoso oppure una sorta di autostrada senza lavori in corso, da quello che può immaginare? Ma una superstrada, autostrada no. Grazie alla Presidente per questo bel racconto, perché ovviamente ascoltiamo non solo la musica ma anche le parole di chi e le idee soprattutto di chi ne sa più di noi. Una chicca non ce l'ha voluta regalare il Presidente, ma credo che partorirà sicuramente qualcosa di importante con questa sinergia. Una chicca, la cosa che più mi sta a cuore anche per deformazione professionale, essendo stata per più di 40 anni un'accademica all'università, è l'aspetto che dicevo prima della ricerca che lascia traccia nelle pubblicazioni. La pubblicazione che spero sia solo la prima di una serie di questo volume a cura di Alessandro Giovannucci e con i contributi di e per l'edizione Tabula Fati, con i contributi di sia associati della nostra associazione Artil Lab, sia di musicisti che questa sera sono qui presenti, come il maestro Nicola Di Nardo, il maestro Marco Felicioni, Antonio Cilli e altri musicisti che nel territorio fanno anche ricerca e studio, oltre che a suonare. Benissimo, allora grazie ad Elisabetta Fazzini, presidente di Artil Lab, che lavora con una perfetta sinergia con la corale. Noi torniamo in sala, ascoltiamo altri pezzi straordinari, devo dire, lo dico sempre, lo diciamo spesso, buttate il telecomando senza, insomma, romperlo ovviamente, ma rimanete sul canale 10 del digitale terrestre dove c'è Rete 8. Noi di pomeriggio continuiamo il percorso per farvi ascoltare e soprattutto per deliziarvi grazie alle corali abruzzesi. Ci vediamo tra un po'. Mare nostre, mare che crias tu core, la passione d'amore e me fin canta. Mare belle, sopra sta bella apparenza, l'anime di lontananze se mette a sognare. Voga, voga, marinare, voga, voga, questo mare che non dorme e sospira anche me. Mare chiare, mare de latte d'argente, ogni dolore e tormente me vuoi scorda. Mare grande, come nucele stellate, tremma sa luce incantate, lo cuore me fa. Voga, voga,
marinade vogavo pestupare che non dorme e sospira anche me. Che non dorme e sospira anche me.